Benvenuti in un ambiente naturale, incontaminato, tutto coltivato in biologico e biodinamico. I vigneti arrivano a 600 metri di altitudine, ottima escursione termica, basse temperature e sempre ventilato. Ci troviamo nell'Alta Valpolicella, ci troviamo a Tenuta Scagliari. Il nome deriva dalla particolare conformazione delle rocce calcaree, a scaglie o scaglie per l'appunto. Oggi vi presento il Monte Serea. Il nome Serea sembrerebbe derivato dalla ciliegia. In termine dialettale sarebbe Seresa. Ho visto un posto meraviglioso. Ho detto, ma peccato che sia così trascurato. E me ne sono preso cura insieme con tutta la mia famiglia nel corso degli anni. Abbiamo lasciato la pendenza naturale proprio perché la luce del sole possa maturare bene le uve. Infatti questa è la zona di produzione dell'amarone della Valpolicella. Siamo ai primi di ottobre. Qui i grappoli migliori vengono selezionati e raccolti e posti delicatamente in cassetta. Un lavoro meticoloso per tutti i vitigni autoctoni del territorio, quali corvina, corvinone, rondinella e oseleta. L'uva viene posta da passera nel fruttaio. L'importanza di lasciare le uve qui, in alta collina, permette di appassire le uve naturalmente. Dopo 4 mesi in fruttaio, le uve, per caduta, qui sotto i nostri piedi, vengono poste nei tini di rovere francese, dove inizieranno la macerazione e fermentazione. Monte Serea 2015. Un nuovo stile, una nuova filosofia, molto più sapido, più dinamico, più elegante. L'affinamento stesso è anche quello fatto in maniera molto delicata e con molta calma. Il tempo aiuta moltissimo a far crescere il vino, che pur essendo del 2015, ha ancora una giovinezza, una freschezza che invita proprio ancora ad essere assaporato. Per rappresentare questo vino abbiamo scelto un fossile molto particolare. Si tratta di un'unione intima tra due molluschi, risalente 60 milioni di anni fa, ritrovato proprio qui. Il desiderio di una profonda connessione con la natura, perfetta alleata per far esprimere ai nostri vini la storia che ci circonda.